questa regione ha voluto ascoltare il tavolo di partenariato con la Calabria che produce. Qual è stata la sua impressione sull'evento di oggi? Le impressioni in circostanze come queste sono sempre positive. Intanto abbiamo avuto la possibilità di verificare che il lavoro che hanno fatto gli uffici regionali è un lavoro ben fatto dal punto di vista tecnico. Adesso si tratterà di supportarlo di azioni politiche, della visione politica che deve legare tutto. All'altra parte loro hanno iniziato con oggi ad ascoltare le esigenze delle aziende, del no profit, di tutto quello che è il partenariato sociale. Quindi questo speriamo e crediamo che possa condurre alla definizione di un buon piano e di un buon programma. Visto l'epoca che stiamo attraversando di questo problema anche del Covid, voi come Confindustria avete già messo in campo delle idee da poter dare alla Regione, agli assessorati nello specifico? Sì, noi diciamo che nell'arco di questi mesi abbiamo fornito alla Regione una serie di interventi che avevano ovviamente un respiro congiunturale, cioè erano molto legati al superamento dell'emergenza. In parallelo ovviamente abbiamo presentato una serie di idee strutturate per una Calabria che guarda al 2030, cioè ci siamo posti un obiettivo a 10 anni. Crediamo che questo debba essere un arco temporale giusto. Dove saremo, cosa faremo fra 10 anni? Pensare a quello che faremo fra 10 giorni credo che non serva a nessuno e sicuramente non serve alla Calabria.